Hola e benvenuti in questo nuovo video. Come detto dal titolo, oggi vi parlerò dei miei bocciati, che sarebbero proprio i prodotti che non riacquisterei per vari motivi. Infatti, se mi vedete con questo make-up un po', come dire, schifoso, è perché li ho utilizzati. Ogni volta dico no, dai, faccio magari un look con altri prodotti, poi dico, ha più senso che faccio vedere perché non mi piacciono. E questo è il risultato. Comunque, ho cercato anche di sistemare un po' la situa perché a fine video comunque vedrete com'ero ridotta, però non ci sono riuscita molto. Iniziamo subito, non perdiamoci in chiacchiere. Partiamo dai primer. Questo qui l'avevo preso su Lookfantastic. Mi ispirava questa cosa che doveva istantaneamente correggere tutto, proprio la pelle un po' appunto invecchiata, le linee sottili, bla 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 bla. In realtà mi creava questa patina, cioè è proprio dei pezzetti di cose che una volta che voi andate ad applicare poi mettete sopra il fondotinta, raga, terribile. Proprio si creano tutte quelle palline fastidiose che quando succede devi struccarti, ricominciare da capo. Ecco, con questo primer purtroppo mi succedeva proprio questo, quindi non sono mai riuscita ad utilizzarlo. Ogni volta che lo provavo, ovvero due volte, perché è la seconda volta che mi devo struccare dopo che ho fatto tutta l'ambradam, la mia skincare, eccetera, io odio struccare la base, e, ho detto no. A mai più, mi dispiace, io che amo i primer levigati, con questo proprio non mi sono trovata per niente bene. Fatemi sapere se magari è fallato lui, non lo so, io quando trovo dei prodotti così proprio non funzionano con nessun fondotinta, con nessuna skincare, non so cosa farci. Altro prodotto veramente terribile, raga. Mi dispiace troppo. Questo prodotto di Niki mi crea proprio una patina sulla pelle di glitterini orribile, che poi mi sento anche un po' tipo tutta. Come se fosse una maschera peel off, per farvi capire, esagerando ovviamente, ma non so se è questo qui in particolare che magari era aperto e scaduto, ma è terribile. Cioè su di me mi fa, vabbè, omino di latta, ma proprio anche il mix che non aderisce alla pelle, cioè rimane sempre in superficie, quindi una volta che vai sopra quel fondotinta non mi fa, cioè, vi lascio immaginare il miscuglio di cose che adesso, infatti dopo vedrete col fondotinta l'ho abbinato, il male, io vi giuro che mi sto vergognando. Fare un video in queste condizioni, sono presa proprio male oggi in generale. Vabbè, comunque altro primer che purtroppo non sono proprio riuscita ad utilizzare è questo qui di Nabla. Appena uscito l'Angel Aura mi è subito ispirato perché sapete che amo questi primer super glowy eccetera eccetera. E qual è il problema? Che perché non riesco a utilizzarlo? Perché mi brucia la pelle, raga, vi giuro, mi brucia, cioè non riesco, non so che ingrediente ci sia all'interno, ma appena lo applico sento bruciare. Prima ho detto magari riproviamolo dopo mesi. L'ho provato ad applicare sulla mano e mi brucia anche la mano. Quindi ci deve essere proprio qualcosa che non va d'accordo con la mia pelle. Io sono molto sensibile ai prodotti, comunque ho la pelle reattiva, ho le varie bollicine anche sulle mani, cioè ho una pelle particolare. Però non mi era mai successo con un primer che proprio a contatto con la pelle mi bruciasse. Non lo so, su di me proprio non va. Il prodotto che mi piaceva un sacco, poi però con l'andare del tempo, non so se stava pian pianino scadendo, non lo so, ma nell'ultimo periodo non riesco più a utilizzare il Magic All in One Face Cream di Essence. Mi piaceva un sacco, ma anche lui ha iniziato a fare pallini, a dividersi nel mentre che lo applicavo e quindi da diventare tipo un prodotto che usavo molto spesso, appunto, tutti i giorni perché è una crema che va anche a uniformare leggermente l'incarnato, non sono più riuscita ad utilizzarlo e non capisco perché. Quindi fatemi sapere se anche voi avete avuto questo problema con questo prodotto perché di per sé è un'ottima idea, è un'ottima alternativa magari ai prodotti da tutti i giorni se non si vuole una base troppo pesante, ecco. Quindi ci sono rimasta molto molto male. Passiamo quindi ai no, sopracciglia. Allora, il primo che boccio è questo qui di Revolution, perché non mi fa praticamente niente alle sopracciglia. È un gel trasparente che però appunto non me le fissa e quindi usarlo o non usarlo, uguale. Altro prodotto che boccio, questo qui di Essence, Brow Like a Boss, perché semplicemente in realtà è un prodotto che non fa per me, perché è un gel con questo scovolino molto scomodo, non ha un pennellino neanche comodo appunto per essere utilizzato a riempire le sopracciglia e in generale ink brow gel, ok, ma secondo me non si utilizzano più, no, queste tipologie di prodotto, quindi è un pochino vecchio proprio come mood e in generale non so perché l'ho acquistato, ecco, non lo ricomprerei. Io invece proprio come gel che mi, cioè, ci sono rimasta malissimo, questo è la Go To Be perché ne ho sentito parlare molto bene, ero veramente in hype perché per mesi lo volevo, era introvabile in Italia, l'ho preso a Londra infatti, però ha diversi problemi per quanto mi riguarda, ok che costa poco
E secondo me ci stanno le cose low cost se però, cioè, sono funzionali, nel senso questo che costa poco rispetto magari ad altri gel, ma in realtà c'è anche quello di NYX, la glue di NYX, che è perfetta e costa pochissimo. Questo in particolare, una volta che appunto lo si applica, preleva tantissimo prodotto, quindi devi già star lì e togli l'eccesso di prodotto perché sennò ti va ovunque. Tu lo applichi ed è, non so come dire, cioè molto presente, non è uno di quei gel che non si percepisce sulle sopracciglia, cioè questi diventano proprio dei mattoncini attaccati alla pelle, quindi ok, ha fatto la laminazione, però un po' too much, capito? Cioè a me piace il pelo un po' naturale che però rimane ben fisso. Bisogna fare tante passate prima appunto di dargli una forma carina perché l'applicatore non ce lo permette, cioè anche la forma che hanno fatto dello scovolino non mi piace, e poi crea proprio una patina tutto intorno che ok, si va a rimuovere, però vuoi non vuoi un po' rimane, ed è difficile pure scriverci sopra con le penne, con i prodotti, quindi per me è più una difficoltà utilizzarlo che appunto preferisco usare altri prodotti del genere, e quindi non lo uso mai e non lo riacquisterei. Altro che boccio, forse qua è proprio anche un mio problema di peli, perché come sappiamo tutti qua le sopracciglia possono appunto andare d'accordo con un prodotto e altri proprio vade retro. Spesso mi dite che anche voi tipo con gel magari NYX non vi trovate bene, dipende appunto da persona a persona. Questo di Nabla ad esempio invece, al contrario di quello di GoToB, è come se proprio non prelevasse il prodotto, cioè io lo passo e mi sembra di non applicare niente, e quindi nel quale devo fare tantissime passate, devo starci lì un bel po' a lavorarlo e a schiacciare magari anche con il tappo, poi devo andare a prendere un altro scovolino per andarle a pettinare, quindi anche qui ci vuole troppo tempo e io non ho pazienza, zero pazienza. E di per sé magari appunto dà l'effetto che mi piace, quindi quello un pochino più naturale, sbarazzino, però i miei peli non stanno su che è solo con una spennellatina, hanno bisogno di un pochino di più di prodotto, e anche qui non fa per me. Sad story. Altro gel che proprio non mi è piaciuto, questo qui di VBCO, che se vi ricordate è stato uno proprio dei primi a fare la cera per fare l'effetto laminazione, e nel mentre non so cosa gli sia successo, ma cos'è, muffa? Ha tutti questi, se mette a fuoco, pallini bianchi all'interno, era trasparente una volta. Che ansia sti rumori, e quindi che dire, cioè a parte questo che già così mi fa straimpressione vederlo, cioè, non ho capito cosa gli sia successo, non mi teneva sui peli, e quindi anche qui niente da fa. Poi un altro prodotto che boccio è questo di Catrice On Point Brow Liner, perché mi ha illuso due volte. La prima illusione è stato il nome, 020 Medium Brown, e di brown raga assolutamente non ha niente, infatti prima quando l'ho utilizzato sembra un biondo verdino freddo, cioè proprio un colore brutto, che di brown secondo me non ha niente, scrive pochissimo, è in feltro, quindi non essendo in penna non, è ovvio che non è troppo scrivente, ma assolutamente non lo riacquisterei. E poi c'è questa matita di Mesauda, per il semplice fatto che è letteralmente una matita, e voglio sfidare chiunque a fare le sopracciglia con questa matita qua e non farle venire due tronchetti, cioè magari si può utilizzare proprio come base andando leggermente proprio a riempire e poi a fare i peletti con una penna, ma da sola non la utilizzerei. Comunque preferisco le matite di Mesauda con lamina sottile, cioè queste sono delle belle matite, sono automatiche, quindi tutt'altra cosa rispetto a questa qui, che onestamente non fanno per me. Cioè l'ho provato una volta e ho detto ok, no, troppo grossa la punta, no? Quindi molto meglio quelle con lamina sottile, ma a prescindere uso poco in generale le matite, e dopo che l'ho visto ho detto non fa per me. Passiamo al fondotinta. In realtà di fondotinta, come sapete, io sono molto selettiva. Vedo un fondotinta che non può andare bene per me, non lo provo neanche. Tutti quelli mattificanti, opachi, cioè che senso ha che li provo se ho la pelle secca. Però uno che mi ha deluso veramente, cioè raga, vi giuro, mi stavo per mettere a piangere durante quel video, Patrick Ta. Patrick Ta ha lanciato questo fondotinta compatto che ti evidenzia veramente la qualunque, cioè è immettibile, solo se sei un bambino di 5 anni secondo me puoi metterti questo fondotinta, proprio perché nonostante io abbia provato tutte le tecniche, metti l'olio, applicane poco, col pennello, con spugnetta, a me evidenzia lo stesso la grana della pelle. Mi evidenzia i pelini, le cose, cioè qualsiasi minima cosa, ok, che abbiamo
sulla face, che di solito vogliamo nascondere, ecco, questa ce l'evidenzia. Oltre al fatto che magari ho anche sbagliato colore, che è un po' chiaro, io ho preso la Fair 4, vuoi anche che non sono un amante dei fondi compatti, non ho assolutamente capito perché picchio ho fatto un fondotinta compatto. Cioè, vorrei veramente avere Patrick qua e dirgli, amico, why? Why you don't understand that we want a liquid foundation? Cioè, non capisco, raga, vi giuro, io non ho capito la sua scelta. Anche il fatto di avere la cipria al di sotto, non lo so. Cioè, è veramente chiara, è veramente, veramente chiara. Quindi potrei aver sbagliato colorazione, ma non comprerò mai la colorazione più scura, perché tanto non lo uso. E quindi niente, sad story. Questo fondotinta veramente mi ha lasciato un vuoto interiore. E vabbè. Altro fondotinta bocciato, questo qui di Tarte, la Amazonian Clay, perché mi va anche lui a segnare tantissimo le imperfezioni sul viso. Quindi sembra una mousse che però invece che andare ad aderire bene mi rimane sempre un po' in superficie e non mi sono mai trovata bene con qualsiasi applicazione, sia con spugnetta che con il pennello, appunto non riesco a farlo aderire bene e mi rimane proprio questa sensazione di prodotto che va a evidenziare brufoletti, pellicine, un po' come appunto quello di Patrick, però in maniera ancora più evidente. So che per alcune pelli va bene, ma sulla mia proprio zero. Correttori. Allora, correttori di oggi che ho bocciato, anche qua pochissimi. Questo qua di Vive, perché personalmente è troppo pesante per il mio contorno occhi e non lo trovo così efficace per contrastare appunto il colore delle mie occhiaie, nonostante appunto sia bello così, cremosino, non l'evidenza, cioè proprio non mi piace il finish che poi dona sul mio contorno occhi. Ce ne sono di migliori e quindi niente. Io di questo ho utilizzato la colorazione Light 4, anche qua mi sa che è un po' scura per me, ma non lo riacquisterei. Come non ho capito assolutamente cosa è successo a questi correttori di Revolution, che praticamente sono acqua fresca, perché tu lo applichi e non colora. Cioè è come se avesse qualcosa all'interno che l'ha fatto tipo scadere, non lo so, è tipo mischiato colore acqua. Non ho capito se sono appunto loro scaduti, ma proprio la texture è terribile, è veramente terribile. Non ho capito, secondo me appunto mi hanno proprio inviato loro purtroppo dei correttori fallati. E vabbè, può succedere. Per quanto riguarda blush in crema, in realtà questo non è propriamente un blush, però non sapevo dove inserirlo, quindi questo stick di NARS, però è veramente veramente leggero e una volta che si va ad applicare non si vede, quindi magari si può fare proprio come top coat di un blush, di un illuminante, dare un tocco più rosato appunto con questo stick, ma personalmente non lo acquisterei, ecco. E sui blush cremosi liquidi sono un pochino più difficili rispetto a quelli in polvere, perché deve avere una certa consistenza e coprenza secondo me, visto che comunque, ok, lo puoi applicare anche da solo, ma di solito lo applichi anche per poi andarci sopra con un blush in polvere per farlo durare di più, no? E di questo appunto non ne sento il bisogno. E ve lo faccio vedere anche da più vicino, che magari vedete meglio cosa intendo. Cioè, di per sé il colore è molto bello, classico orgasm rosa con i riflessi dorati, molto bello, ma appunto si percepisce poco, capito? Cioè, preferisco il blush in polvere orgasm e via, quindi questo no. Poi qua sono troppo triste anche qua, perché quando si tratta di un prodotto che comunque mi ispirava parecchio e poi mi delude ti rimango male. Comunque questo qui è un Tinted Love di Charlotte Tilbury, che dovrebbe essere appunto una tinta per guance, labbra, ma essenzialmente non colora assolutamente niente. Io lo applico, lo sfumo, è come non aver messo nulla. Ho provato anche colori magari un pochino più scuri, dove è finito? Ma anche questi magari leggermente si notano di più, ma a prescindere non ci spenderei soldi, ecco. Magari se uno non fa una full face, cioè io anche se devo uscire tutti i giorni comunque metto il fondotinta, correttore, cipria, tutto quanto, ecco, questo magari va bene solo per chi non mette niente. Ti metti un po' di questo sulle guance struccata e allora forse ancora ha un senso, ma già sopra qualcos'altro no, non mi sono piaciuti per niente. Poi un'altra cosa che mi sono un po' pentita di aver acquistato appunto è la palettina, questa qui con le varie creme di Make Up For Ever, perché appunto per il prezzo che ha, che io comunque avevo già preso in sconto, non mi piacciono le tonalità. Cioè proprio nel sito non si capivano bene i colori e non mi piacciono. Questo è troppo caldo, i blush non sono colori che utilizzerei tanto. Molto, anche qua, molto leggeri, effetto un po' balm, sottili sì, però non si percepiscono tanto come piace a me. Quindi è un acquisto, diciamo, inutile per me.
Però so che per i truccatori, comunque, se qualcuno ha diversi incarnati è veramente comoda. Quindi è una cosa personale che non riacquisterei. Non riacquisterei infatti neanche il bronzer in crema di Refai nella colorazione Sand, che letteralmente è caldissima. Cioè, questo è veramente, arancionino? Non lo so, è proprio brutto come colore. E infatti non mi trovo quasi mai a utilizzarlo se non quando non ho nient'altro. E mi sono dimenticata magari i trucchi, quindi lo utilizzo così. Però non lo riacquisterei. Forse devo provare a prendere la colorazione più chiara, però poi ho paura che magari sulla mia carnagione non scriva. E quindi rimarrò col dubbio e niente, questo non lo riacquisterei. Allora, anche qua di cipre non ne ho tante bocciate, però mi sento di bocciare questa qua di Charlotte perché preferisco l'altra. E quindi, siccome volevo darvi anche magari dei pareri, dei feedback sui prodotti che ho provato in questo periodo, ecco, questa qua non la acquisterei perché, a differenza dell'altra che va a levigare, comunque anche a dare un tono di colore un pochino più luminoso, questo mi insegna il contorno occhi, forse anche perché è bianca, non lo so, comunque mi segna e quindi non l'acquisterei anche qua per il prezzo. Ci sta a spendere i soldi per un prodotto comunque di Charlotte se poi lo utilizzi e ne vale la pena. Questo personalmente non lo sfrutto e quindi non ci spenderei i miei soldi. Altre cipre che mi hanno un po' deluso, sempre per il contorno occhi, questa è proprio fatta per il contorno occhi, di Laura Mercier. Meglio quella in polvere libera, raga, cioè questa qui, oltre al fatto che ha fatto patina, ma mi succede spesso, non lo so, ha dei leggeri brillantinini all'interno, è molto luminosa, riflettente e non mi piace l'effetto appunto che dona sul contorno occhi. Proprio per niente, com'è che si chiama? Secret Blurring Powder for Under Eyes, cioè proprio studiata per Under Eyes, sotto gli occhi. Non mi è piaciuta, peccato, avevo anche qua molte aspettative. Poi, allora, bronzer, ok? Bronzer, un bronzer dovrebbe andare a scolpire il nostro incarnato. Non so se notate la situazione qui delle mie guance, horrible, ma... mi sembra un bronzer. A me questo sembra letteralmente un illuminante per pelle scura, cioè, raga... è letteralmente metallizzato, un ombretto, non lo so, ma non ho capito il senso di questo prodotto. Io oggi l'ho messo proprio come fosse un bronzer per esagerare anche un pochino il tutto, ok? Però dai, Dierdalia, per piacere, fai un bronzer che non è un illuminante, è un ombretto metallizzato perché è inguardabile. Cioè proprio fa macchie, evidenzia il tutto. No, peccato perché comunque, cioè, mi piace in marmo, figuriamoci, mi ricorda un po' il mio brand, ma assolutamente non ci siamo, come non ci siamo per questo bronzer di Fenty. Ha lo stesso problema, questo poverino mi è arrivato anche rotto, ma a prescindere, bellissimo appunto sempre il marmo, mi piace un sacco il tutto, ma anche qua abbiamo un illuminante, cioè non si può definire un bronzer questo. Magari to sulla pelle super abbronzata, vuoi dare quell'effetto un po' glow, ok, ma alla fine non l'ho utilizzato. Avevo detto quest'estate magari in un video lo utilizzo, bla bla bla. Non l'ho mai utilizzato proprio perché è eccessivamente, proprio eccessivamente glowy. Cioè non sapevo proprio come metterlo e quindi alla fine è rimasto lì inutilizzato e mi dispiace e non lo acquisterei. Ok, questi erano i bronzer. Sì, non ne ho altri, non vorrei perdermi qualcosa. No, ok. Poi dopo il bronzer, blush e illuminante. In realtà qua boccio proprio l'intera palettina, che di per sé le polveri non è che dici sono il male. Costa troppo secondo me per quello che è. I colori non mi sono piaciuti, a prescindere. Fuori è veramente bella, Anastasia con le polveri comunque è molto brava. Però anche proprio la scelta colori, questo blush è anche qui un po' troppo luminoso. Una volta sfumato con tutto il resto non è male, però costa tantissimo. E onestamente non l'acquisterei. Cioè proprio non mi ispira, capito? La vedi e dici ma... Poi anche l'illuminante rispetto a quelli che utilizzo io adesso è un pochino più spesso, quindi mi ha evidenziato un po' di più la grana della pelle, che adesso è uno schifo perché per mille motivi, però proprio non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente questo prodotto e quindi ve lo sconsiglio. Palette occhi, anzi no, primer occhi prima, raga, questo è il male supremo. Cioè adesso ho sistemato tutto, ma guarda questa clip, è arancione. Dimmi tu come fai a fare un primer arancione, io mi arrabbio troppo per queste cose. Colorazione medium, che dice vabbè non è light, quindi ci sta che è più scura, ma raga arancione, ma anche se uno è scuro di pelle, non si metterebbe mai questo primer perché gli ombretti non scrivono. Cioè ovviamente se hai una base chiara è più vibrante, il colore riesci comunque a sfumare in maniera che appunto risalti. Con un primer del genere
E poi secondo me non è neanche pensato per pelle scura, perché io ho preso questo Get The Look Soft Glam con all'interno questi vari prodottini, ok? Di Revolution. E guardate la ragazza appunto che ha pensato a questo kit, penso sia un influencer, non lo so, e cioè ci propone questo primer, cioè sceglilo light. E secondo me, che metto a fuoco, chi ha la pelle scura non utilizza un primer così scuro, arancione più che altro, cioè scuro ancora va bene, ma è arancione! Terrible, proprio va di retro, questo va diretto nel cestino. La palette occhi che invece ho bocciato è questa di Rem Beauty. Effettivamente non ho mai fatto poi un video dedicato sul mio canale di Rem Beauty, però raga, per me è un no. Cioè è una palette che secondo me poteva uscire nel 2010, cioè proprio polveri normalissime, niente di che, gli shimmer sono proprio tristi, per niente luminosi, cioè è più luminosa la terra di Fenty rispetto a questi ombretti, vabbè, più metallizzato e tutto, quindi secondo me non ne vale la pena. Anche il pack onesta non mi fa impazzire, questa parte così, boh, è proprio brutto in generale secondo me, questo brand non è stato studiato come mi immaginavo appunto un brand di Ariana Grande. Cioè quello di Rare Beauty, top, Fenty, top, e poi Ariana Grande ci caccia sta cosa. I don't know, questa è la colorazione principessa. Saranno proprio anche i colori che non mi ispira, questo rosso con questi colori, boh, non mi dice assolutamente niente. Poi il risultato magari è anche decente, una volta che su mi metti un po' di glitter di qua e di là. Infatti poi ho utilizzato anche dei glitter sopra che non c'entra niente con questa palette, però per me no. Non la acquisterei e non la consiglierei. Poi, altra palette che mi sono pentita di aver acquistato è questa di Visart. Perché mi sono pentita? Perché sono davvero secchissimi questi ombretti, ma proprio secchi. Sono abbastanza pigmentati, è vero, però sono la secchezza a ombretto. E quindi, ad esempio, preferisco quelle di Be Perfect. E costa tantissimo, quindi ok, la qualità sicuramente sono polveri di alta qualità, però per me sono un po' troppo secche. E non ho la papilla super oleosa. Già mettendo il primer comunque mi evidenzio un pochino, con queste non mi sono trovata bene. Infine, ultima palette, anche qua. Non ce ne sono tante, ma perché ho acquistato poche palette quest'anno. Questa palette mi è stata inviata in realtà di MAC. Oltre al fatto che... c'è una palette che fa questo rumore... boh, è rimasta nello stanzino per 50 anni? Non lo so, comunque colori molto morti. Anche qua mi ricorda proprio palette del 2010. E... non mi piace. E... questo rumore secondo me è proprio terribile. Nude Model. Poi a malincuore boccio questi glitter di Astra, che appunto sono quelli che ho applicato al di sopra, che di per sé non sono male, però appena ne metti un po' di più, essendo che c'è già la cremina dentro, quindi sono glitter già imbevuti appunto di una sostanza per far sì che rimanga ben fisso il tutto, si separa un po', no? Sulla palpebra dopo un po' di ore, vedi proprio quel stratino di glitter che va un po' a fare le varie pieghette, e anche qui non è un effetto che mi piace, preferisco i glitter classici in polvere libera, proprio che metti tu magari la glue al di sotto e li tamponi leggermente. Fatti così, non lo so, cioè qua si sta già iniziando a vedere, ovviamente non lo si vede appena applicati, ma dopo un tot di ore, che va proprio a sciogliere un po' gli ombretti al di sotto, e succede spesso appunto con questa tipologia di prodotto, o se ne applica proprio pochissimo, appena esagera un pochino troppo, bam, si va a dividere. E non mi piace. Poi facciamo un attimo, torniamo un attimo indietro con il setting spray, anche se non mi ricordo dopo gli occhi cosa ho fatto. Boh, vabbè, setting spray, allora boccio questi che praticamente non so se se ne sono accorti, ma ho utilizzato letteralmente lo stesso pack, ovvero Astra e Catrice. Carino, piccolino, ma cioè vi lava la faccia, cioè letteralmente tu ti spruzzi questo anche da lontano e ti bagni completamente, quindi non, magari il prodotto in sé è anche valido e tutto, ma non riesco ad utilizzarlo. Per piacere fate spray con uno spruzzo diffuso, cioè deve essere una coccola, deve essere piacevole, deve essere un... quindi entrambi non mi sono piaciuti, non riesco a utilizzarli, come non riesco assolutamente ad utilizzare questo qua di Laura Mercier, che raga, cioè forse è ancora peggio perché fa proprio schizzo. Quindi ti bagna solo un unico punto, tantissimo, e per il resto, cioè, niente.
Quindi tu dimmi come faccio a fare questo spruzzo pum pum pum. Infatti è quello che poi mi ha distrutto completamente tutta la faccia, perché ero zuppa qui e basta. Cioè, questo forse è stato veramente il peggiore di quest'anno. Non so se l'abbiano provato prima di mandarlo in produzione, ma è ingestibile. Cioè, è veramente ingestibile, io non riesco a usarlo. Boh, non... No. Matita nera, che boccio, questa qui di Fenty Beauty. Anche nel video in cui la utilizzavo vi avevo detto che non mi piaceva per niente, perché è durissima. Io già di per sé non amo le matite in legno per gli occhi, perché ho paura che temperandole magari una scheggina di legno mi entra nell'occhio, mi vengono le paranoie, che più paranoie non si può. Quindi preferisco quelle automatiche, che giro, sono belle che pronte. Ma il problema qual è? Oltre al fatto che appunto la mina scende da sola, non scrive, e c'è scritto che è un si chiama Longwear Pencil Eyeliner, quindi si potrebbe usare anche come eyeliner, ma letteralmente è difficilissima da applicare, perché appunto è dura e non si sfuma bene, quindi l'eyeliner non ha niente. Non mi sono trovata proprio ad utilizzarla mai. Preferisco quelle di Charlotte, preferisco quella di Mesauda, di Nabla, questa qui assolutamente non mi è piaciuta. Non so se anche qua la mia magari si è seccata, perché non riesco proprio ad applicarla, per non parlare dentro dell'occhio, è proprio zero, non scrive. Poi eyeliner, forse l'avevo già bocciato, non mi ricordo, però è l'unico che mi è venuto in mente, che avevo ancora nei cassetti, questo qui di NARS, che boccio non tanto perché non scrive eccetera eccetera, ma per l'applicatore, che è veramente troppo troppo spesso per i miei gusti. Io amo l'eyeliner sottile e quindi non mi sono trovata a utilizzarlo, nonostante appunto magari tu riesci, se vuoi, a fare una linea proprio sottile sottile sottile, però è un attimo che magari hai la mano un pochino più cioè di per sé, guardate che lineozza che può fare, veramente super spessa. E quindi una volta che appunto andavo a fare l'eyeliner non mi trovavo mai a prenderlo, e quindi anche lui secondo me non ne vale la pena. Mamma mia raga, non so se siete pronti alla carrellata di mascara che vi boccio quest'anno. Ne ho tantissimi. Vabbè, sapete che sono molto puntigliosa con i mascara. Allora, come prima mascara che ho utilizzato oggi, vi boccio questo di MAC, che ho visto sponsorizzato ovunque e che piace veramente a tantissime persone, ma su di me fa un po' tipo effetto porcospino. Due peli ci sono, altri tre peli non ci sono, non le allunga eccessivamente, non le volumizza eccessivamente. È un po' come non è come non utilizzare niente, ma ci sono mascara che sulle mie ciglia funzionano meglio, e quindi non l'acquisterei. Come non acquisterei questo qui di Maybelline, il The Colossal. Ho addirittura due versioni, quella waterproof e quella normale. Anche qua acqua fresca sulle mie ciglia, non fa assolutamente niente. Ci sono rimasta male, perché in realtà su questo avevo molto hype. Anche in realtà questo qua di MAC, ci sono anche due versioni in realtà, ma nessuna delle due su di me funziona. Lo scovolino in realtà mi piace queste forme di scovolino, ma non li uso mai. E se vedete che adesso le mie ciglia sono un pochino più pom, è perché ho messo sopra questo di It Cosmetics, che invece mi piace tantissimo, però l'avevo messo tipo nei promossi 2 anni, 3 anni fa, e l'avevo ricomprato recentemente. Vabbè, poi altri mascara che boccio. It Cosmetics, questo qui, che in realtà è uno degli ultimi usciti, Hello Lashes Plus. Non mi piace tanto lo scovolino, e anche questo non fa granché sulle mie ciglia, niente di che, quindi bye bye. Poi, per non parlare del super fake di Lotti London, che super fake, ti immagini chissà che ciglia, letteralmente niente, come non metterlo. Poi questo lo boccio, in realtà è una mascara marrone, perché tipo non si toglie, cioè rimane letteralmente attaccato alle ciglia per tutta la vita. Ci ho messo, non so, mezz'ora per togliere sto mascara, quindi da quella volta non l'ho più utilizzato, anche se magari l'effetto era carino, marroncino così. Un po' di comodità anche nello struccarsi, grazie. Poi boccio questi due mascara marroni, sempre di Maybelline e L'Oreal, perché ho preferito semplicemente quello di Espresso, e quindi questi non li utilizzavo mai. Il Lash Paradise in generale, so che anche qua piace a tantissime persone, ma su di me non funziona. E poi invece il Total Temptation Deep Cocoa Mascara di Maybelline, anche qua non fa granché sulle mie ciglia. Potrei provarlo meglio, sì, ma alla fine uso sempre quello di Espresso, perché mi dà proprio un bel effetto alle ciglia, e quindi che senso ha provare questo se tanto mi trovo meglio con l'altro? Ok. Poi non mi è piaciuto neanche questo qui di Essence, Sensitive But Wow,
niente di che, molto meglio i classici Lush Princess, eccetera, di Essence. Mi dispiace un sacco quando Essence magari lancia appunto dei mascara nuovi e praticamente non mi piacciono mai. Cioè, erano così buoni i primi mascara di Essence che secondo me sono imbattibili. E infine, questo l'avete visto nei preferiti, quindi non sono pazza, ma vi boccio semplicemente questo colore che ha fatto, ovvero Dream Pop, letteralmente un colore che mi fa tipo gli occhi stanchi, di questo rossiccio potrebbe stare magari bene solo alle bionde, cioè ravviva gli occhi verdi, ovvio, perché è un po' rossiccio, ma cioè proprio no, non ci siamo, non mi piace, no, spero che lo faccia marrone, come ho già detto nell'altro video. Prodotti labbra, abbiamo quasi finito. Allora, prodotti labbra, boccio, ma penso che già ve lo aspettavate, di Essence, questo Pumpkin Pretty Please, che dovrebbe essere un lip oil colorato, che a vederlo dici, bello, un lip oil colorato arancio, bellissimo. Raga, è fucsia, cioè tu lo vai ad applicare e ti tinge le labbra di fucsia. Sì, ho messo un cavolo di shampoo secco e mi ha fatto tutta la patina bianca, che schifo, vabbè. E terribile, cioè nel senso, a me non piacciono le labbra fucsia, non metto mai le cose che me le rendono proprio, capito? E brutto. Per lo stesso motivo boccio il rossetto della stessa linea, che ho provato proprio lo stesso giorno, perché non mi puoi mettere un rossetto rosso con la collezione alla zucca. Io non lo accetto. Mi dispiace appunto perché mi piaceva molto come idea. Il colore in sé è carino, a volte lo utilizzo anche, però dai, cioè, me lo puoi mettere di sto colore? Anche l'odore è buono. Poi boccio la profumazione di questo cavolo di balm di Glossier, che è terribile. Ma in realtà tutti un po' i lip balm Universal, quelli molto densi, no? Sanno questo odore di pecora. Cioè adesso in realtà non lo sento neanche tanto, però mi ricordo, cioè l'ho messo nel sacchetto dei bocciati perché mi ricordo che puzzava proprio. Però forse ora non sa di niente. O il naso tappato o non sa più tanto profumo, puzzetta là di pecora. Vabbè, facciamo finta che questo potrebbe essere anche salvo, però preferisco le altre profumazioni, tipo torta di compleanno è la mia preferita. Boccio la colorazione sempre dell'Hangover Pillow Balm. Qua è più appunto colorazione più che prodotto in sé, perché questo è il mio lip balm assolutamente preferito di Too Faced, perché mi fa le labbra da cadavere. Avevo visto questo gnoddino carino, ma una volta proprio che vado ad applicarlo me le rende cadaveriche e quindi non mi piace. Peccato, queste Cocoa Kiss, anche l'odore non mi fa impazzire in generale, appunto non lo sto utilizzando e mi dispiace perché comunque costa parecchio, l'ho acquistato ed è lì isolato senza vedere la luce. Poi altro bocciatino, sempre per il colore, in realtà la formula mi piace un sacco, però per il prezzo che ha e il fatto che appunto lo utilizzo così poco mi dispiace, è il rossetto di Indash. Perché lo boccio? Perché raga, letteralmente è troppo pescatino. Io non li uso più questi colori, cioè non so se me lo immaginavo già dal sito, cioè adesso non mi ricordo quando l'ho comprato se ho pensato è un bel colore o meno, però non riesco più ad utilizzarlo, anche magari appunto con la matita diventa sempre questo effetto un po' papera e quindi devo smorzarlo con altri rossetti per renderlo meno aranciato e mi dispiace troppo. Si chiama Call Me Peaches, quindi di per sé vuole essere un pescato, però non riesco a utilizzarlo. E quindi anche qua mi piange il cuore perché di per sé la formula è bellissima. E vabbè. Poi, quello che sto indossando nelle clip. Allora, prima parliamo della matita, dai, così lo abbino. Allora, qua qual è il problema? Che hanno fatto questa matita di Revolution di un colore. Vedete il pack? Io arrabbiatissima in questi bocciati. E poi è rosa porcellino. Cioè, tu non puoi farmi un cavolo di pack marroncino nude, che nel sito non c'erano neanche swatches, quindi io ho visto questo e ho detto bello, e poi è così, rosa, cioè raga, completamente diverso, ma completamente, cioè ok, non deve essere semplice fare il pack uguale al colore dentro,
Ma così, cioè, mi illudi del tutto, quindi assolutamente la colorazione espresso nude non ha niente di espresso né nude, è un rosa baby porcellino orribile. E per appunto proprio esagerare questo schifo di look, ho applicato il Powerful 5 Lip Care di Catrice, che qua, se vi ricordate, c'era questo lip balm cadaverico di questo colore, che non so chi utilizza un lip balm di questo colore, anche perché è pigmentato, cioè tu dici ok, ha questo colore ma poi sulle labbra non si nota. No, si nota, sembra proprio un correttore come si metteva nel 2000, non mi ricordo cos'era, 2013, questi correttori al posto dei rossetti. Questo io riesco ad applicarlo solo al centro magari, ma usato come rossetto, non come lip balm, lip care, cioè proprio no. Catrice anche qua mi ha deluso, non ci siamo. Altro bocciato, Soft and Precise Lip Pencil di Essence, perché è durissima. Ci sono delle matite ottime di Essence, ma questa letteralmente non scrive, è dura, cemento, quindi questo modello di matita non mi è piaciuto. Preferisco con la Stay Lip Liner. Questa è una bella matita di Essence, cioè guardate la scrivenza, la cremosità, cioè questa è una matita che si acquista. Questa bellissima, questa il male. Il male per le nostre labbra. Per chiudere in bellezza abbiamo prodotto lentiggini peggiore della vita, ovvero questo qua di Revolution. Letteralmente un tatuaggio, cioè tu lo applichi, non hai il tempo neanche di fare così che già boom, fissato. Ma com'è possibile? Cioè io devo avere un attimo il tempo, di applicarlo. No, tu non hai diritto. Tu devi fare così, rimane la macchia. Cioè guardate che lentiggini schifose per colpa di questo prodotto. Deleterio. Revolution Freckle Pen da buttare. Ve lo faccio vedere meglio così proprio state alla larga. Speravo di trovare un'opzione low cost, ma assolutamente, bocciatissimo. Questi quindi appunto erano i prodotti che non riacquisterei. Vi aspetto nei commenti per sapere quali sono stati i vostri peggiori, così magari potrei fare anche una full face con i vostri peggiori per capire se a me piacciono o meno. Direi che questo era tutto, vi mando un bacione gigante e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!